Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Allora, è un po' di tempo che non facevo recensioni, allora ho fatto questi giorni, ho acquistato diversi prodotti da recensire perché dico è anche giusto ogni tanto riproporre quello che è un format comunque vincente. Oggi voglio parlarvi di una bilancia digitale domestica di discreta qualità, ovvero la Sinocare, che ora vi mostrerò partendo dallo scatolame. Questo è lo scatolame della bilancia in polistirolo. Ci sono le istruzioni per scaricarsi l'app. Questa qui è la confezione, come si presenta quando arriva a casa. Ora voglio mostrarvi la bilancia. La bilancia eccola qua, una classica bilancia di queste che vanno tanto di moda adesso, quindi ultra sottile, un sistema di pesata abbastanza efficiente, anche se poi quando l'ho testata non sono rimasto troppo soddisfatto. Ovviamente questa è una bilancia bene per l'uso domestico, io ho fatto subito il test di confronto con la mia Tanita, che già conoscete tutti sufficientemente bene, se non la conoscete c'è sempre il link in descrizione o comunque nel canale trovate tanti video. Ho fatto subito il confronto anche con i valori che si vanno a trovare e ovviamente ci sono delle discrepanze che erano inevitabili da avere. C'è comunque uno scarto sul peso non indifferente, perché siamo oltre il chilo e mezzo di differenza, perciò è ecco, un errore non proprio da poco. Sicuramente però può essere ecco, utilizzata come bilancia entry level o entry level, ditelo un po' come volete, per praticamente scoprire questo mondo anche legato all'app, che poi vedremo alla fine del video, ma sicuramente non mi ha stupito particolarmente. Dovessi spendere i 25-30 euro, continuerei ancora adesso a consigliare la Renfo o Rempo, perché comunque ha sempre avuto dei margini di errore molto più bassi e quindi delle misurazioni più realistiche rispetto ad altri modelli, quindi continuo ancora ad oggi a preferirla. Per tutti questi prodotti c'è il link in descrizione, perciò sia la Sinocare che la Rempo che la Tanita. Ovviamente la Tanita siamo oltre le 200 euro di spesa, 180-200 in base alle offerte su Amazon, vi parlo, perché altrimenti costa anche di più se andate su siti medicali, di apparecchi medicali. E mentre Rempo stiamo intorno, diciamo, già tra i 28 e i 40 euro si trova un buon prodotto. La Sinocare onestamente non mi ha straconvinto. Quindi ecco, devo essere come al solito onesto perché non direi cose alle quali non credo, quindi non consiglio oggettivamente Sinocare. Però era giusto anche farci il video recensione, perciò per chi volesse acquistarla, sappiate che non è il prodotto che io ho amato di più. Ecco, questo ci tenevo a dirvelo. Insomma, ragazzi, andiamo a scoprire l'app e poi alla fine per i saluti. L'applicazione è OK International, un'app non particolarmente ben recensita, però fa quello che serve. Si può sincronizzare con l'app salute di iPhone, quindi ecco tutti i vari indici di massa grassa corporea possono essere salvati. Accettare ovviamente la politica sulla privacy e quant'altro e lasciare la mail ed una password semplice da ricordare per partire con le misurazioni. Una volta fatto il tutto, inserire il nome, data di nascita, altezza ovviamente e sesso, in modo tale che la bilancia potrà anche sfruttare l'algoritmo all'interno dell'applicazione e di conseguenza non ci resta che fissare un target, un obiettivo da raggiungere. Io ho messo 74 kg. Andando avanti, poi ci chiederà di connettere, collegare in Bluetooth appunto la bilancia col telefono e una volta connesso ci chiederà anche di inserire il nome della persona che lo sta usando. Quindi io metterò Fabrizio in questo caso e ora vedrete che sulla bilancia comparirà il nome di Fabrizio che va a pesarsi. Io vado ovviamente sulla bilancia. Ovviamente pesarsi è cosa molto semplice, si va sopra la bilancia scalzi, si mettono bene i piedi sopra gli elettrodi e poi si attenderà che l'applicazione rilevi tutti i valori che ci interessano. Di conseguenza il peso è abbastanza chiaro, lo rivedremo adesso sull'app e oltre al peso vedremo il BMI, vedremo la percentuale di massa grassa, la percentuale di massa muscolare, vedremo la percentuale di acqua, densità ossea, ecco tutti questi valori che vedremo qua in maniera molto rapida perché sono per tutte le bilance identici. Grazie mille per aver visto anche questo video. Se ancora non sei iscritta o iscritto al canale, non ti resta che cliccare su iscriviti e anche sulla campanellina per non perderti nessun aggiornamento. Resta connesso perché tra poco usciranno tante novità legate al mondo dell'allenamento, delle recensioni e anche al rapporto col nutrizionista. Perciò una cosa molto interessante che dovrai curare sempre è la parte alimentare, che magari spesso viene trascurata, e noi siamo pronti ad offrirti i servizi e i contenuti migliori. Alla prossima recensione, al prossimo video con Fabrizio Ferri su WKT Fitness TV.